Merito di Porto Salvo, mancano soltanto 9 giorni alla vigilia del Natale del Signore, cioè al 25 di dicembre, e a Merito di Porto Salvo finalmente arrivano le luminarie. Merito è un paese particolare, è in ritardo anche sulle luminarie. Ieri sera abbiamo fatto un giro per il paese realizzando queste immagini che dimostrano quanto il paese desolato, solo e oramai privo di visitatori, di cittadini che sempre di meno vengono, come abbiamo detto anche in altri servizi, in questo paese abbandonato. Bene. Anche per quanto riguarda le luminarie, come vedete in queste immagini siamo alla sera di lunedì 15 di dicembre, quindi mancano soltanto 10 giorni al 25, luminarie zero. Bene, questa mattina un miracolo, è stato bloccato il viale Garibaldi nel centro cittadino per la messa in opera di queste luminarie, ma vediamo com'è andata. Intanto, come vedete dalle immagini, questa mattina alle 9 qualcuno, quindi la ditta incaricata di questa installazione, ha bloccato la principale arteria cittadina. Cosa ha determinato e cosa sta determinando, a parte il caos nel traffico, questa messa in opera durante un'ora di punta al mattino. Un intasamento del traffico veicolare, un divieto di accesso alla via principale del paese, come dire ai commercianti: bene, voi dovete chiudere. Bene, cosa è successo con questa delibera delle luminarie? La commissione prefettizia che guida il comune di Merito di Porto Salvo ha adottato una delibera che vedete in sovraimpressione, una delibera con potere di giunta in data 4 dicembre 2014. La delibera era 201, ad oggetto luminarie natalizie 2014, quindi un atto di indirizzo e assegnazione di somme per il servizio di luminarie per l'anno 2014, e questo è l'oggetto della delibera che assegna al responsabile dell'area amministrativa perché provveda alla individuazione della ditta specializzata del settore per l'acquisizione della fornitura, messa in opera e successivo smontaggio delle luminarie natalizie che assicurino, si legge ancora nel corpo della delibera, lungo le principali vie cittadine di prossimità dei più importanti siti culturali e religiosi, l'effetto decorativo durante il periodo delle feste a far data dal 6 dicembre 2014. A far data dal 6 dicembre 2014, peccato che oggi ne abbiamo 16 e che manchino soltanto, come dicevamo, 9 giorni al Natale, assegnando all'uopo la somma di euro 4.000. Dicevamo, peccato che oggi siamo al 16 di dicembre, ma al danno quindi la beffa del traffico cittadino bloccato per la messa in opera delle luminarie. Come dire, il comune di Merito arriva in ritardo anche sulla messa in opera, sulla installazione di quelle misere luminarie che saranno appunto installate, quale effetto decorativo? Ma quale effetto decorativo in un periodo di festa? Ma quale festa per i cittadini costretti a subire i ritardi non soltanto quando si tratta di opere oppure
di partecipazione a bandi per avere dei finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di un atto dovuto che la commissione prefettizia avrebbe dovuto fare per tempo e che il responsabile poi dell'area amministrativa avrebbe dovuto provvedere per tempo. Ma come vediamo dalla delibera, la delibera porta la data del 4 dicembre 2014 ed ordina poi al responsabile dell'area amministrativa di provvedere all'installazione entro appunto il 6 dicembre, due giorni dopo, quindi due giorni per individuare la ditta e poi ordinare il montaggio di questi effetti decorativi per in prossimità dei più importanti siti culturali e religiosi. Bene, noi pensiamo che i cittadini, ne siamo convinti, andranno comunque nei luoghi di culto a pregare, ma pregheranno perché finisca quest'epoca commissariale a merito di Porto Salvo.